Non è uscito a Porzia. Non è uscito a Porzia stasera. È uscito nella valle, qua giù. Il Bucano. Lontano di Cantarici. Le riprese queste non sono buone perché c'ho lo zoom fisso, mi si è rotto. Devo impostarlo prima di accendere la macchinetta. Se adesso avvicino o allontano mi si blocca tutto. Quindi le riprese sono fatte un po' male. Mandarla ad aggiustare sta macchinetta, chissà quanto si prendono. La utilizzo così, riprese lente. Posso avvicinare però, se sono vicino al digitale posso avvicinare. Adesso chiudo perché potrei perdere tutto. No, non ancora posso andare. Più dietro di così non posso andare. Bella fumata, eh? Eppure io dico che sono legati ai terremoti questi eventi. I magmi si sottospingono, le faglie si rompono, si modificano. Ecco, l'ho rimpiccolita, ho chiuso e a mano ho bloccato a questa distanza. Così è meglio forse. Sotto c'è tanto calore, ho avuto tantissimo fuori, una bella caldaia questa. Io mi ho sognato San Felice stanotte, però non posso dire, non posso raccontare il sogno.
Ah, nada disso. Vamos meter lá sobre. Certo che va per le lunghe qua, una gran fumata stasera, sono le 17:51. Io da quando ho intrapreso questo lavoro di ricerca su vulcani, prima si adoperavano le macchinette con i rullini, fare delle riprese con macchinette a rullino, per quante ne ho fatte io, sarebbero costati miliardi, un miliardo sicuro, deve chiarire. Con queste invece sono pronte. Adesso ho dato una ricarica alla batteria di quella della più recente, la Canon. È recente pure quella rotta, è una Nikon. Però mi è cascata e si è rotto lo zoom. Avevo una Fuji, quella costava ancora di più, col mirino, queste non ce ne hanno più il mirino. Si è rotto lo slot della memoria e dove la mandi? Così ce ne ho tre dello stesso genere. Poi ho una Sony a 9x. Questa c'ha 80 ingrandimenti. La Sony ce ne aveva 9. Difatti molti video sono fatti un po' approssimativi, ma era di emergenza proprio quella. Poi c'è un'altra Nikon, piccoletta, 5x, ottima per le riprese audio, per gli interni, però a distanza non è che la prendeva. Anche quella costava 200 euro. E poi l'altra macchinetta di grado qua. La Sony, la Nikon piccola, la Nikon grossa, la Canon, la Fuji, un'altra Fuji a pozzetto, tipo pozzetto, che poi faceva metà quadro, c'era là, il pozzetto. E poi da prima era... magari
Insomma, mi è costata tanto questa ripresa dei vulcani con le macchinette. Però basta la pena. Annunciare l'evacuazione, se non fossero state queste macchinette, come la giustificavi l'annuncio? C'è chi non vuole sentire, per esempio mia sorella, che inizierà i lavori, tra poco, lavori edilizi, e butterà i soldi, perché non hanno voluto vedere nemmeno un video. Ma molta altra gente, se avessero visto questi video, non avrebbero buttato capitali in costruzioni.